Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Eh sì, risiamo qui ragazzi con la Champions League dopo 2 settimane, Juventus-Manchester United. Anche 3 settimane, vabbè sì, 2 o 3 settimane. C'è una cosa, avrei voluto portarvi questa settimana Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Napoli PSG. Il problema è che ho avuto veramente poco tempo, troppe cose da fare e quindi oggi a martedì ho un buco, cioè un ritaglio di tempo libero e quindi lo userò per fare Juventus Manchester United, in sostanza l'unica partita interessante che c'è mercoledì, l'unica partita che potrebbe ipoteticamente essere combattuta anche se andata non è assolutamente stato, e diciamo più che altro esiste già un pronostico di Manchester United Juventus del turno scorso, però piuttosto che non portare niente, farò tutto in una notte e vi porterò questo col pronostico di Europa League di Betis Milan al massimo domani. Quindi, non ho pubblicato sondaggi appunto perché ho fatto il video all'ultimo, cioè ho deciso proprio adesso di farlo. Di solito, quando c'è la Juventus, che sia contro qualsiasi squadra della terra, vince sempre il sondaggio per la Juventus e quindi useremo la squadra di Ronaldo e compagni. Sondaggio che comunque è andato a favore dei bianconeri anche all'andata. Detto questo, Juventus Stadium, ore 21. Cioè dovrebbe essere sereno. E andiamo a sistemare il 4-3-3 bianconero. Szczęsny in porta. Sandro che da 87 è tornato a 86. Chiellini, Bonucci, però ci mettiamo Benatti a 88. Cancelo, che dire, va bene, piano, ci va benissimo, ma tu di pure. Ronaldo 95 è andato. Mandzukic, Dybala, anche se Cuadrado è upgradato, però ragazzi sposto Mandzukic, cioè anzi levo Mandzukic e ci metto Douglas Costa, così mando Ronaldo punta centrale. In panchina porterò sicuramente Cuadrado, sicuramente Mandzukic, sicuramente Bonucci e anche Bernardeschi, e vedremo poi che cambi fare all'occorrenza. Porto anche Bentancur al posto di Emre Can, che è vero che è più scarso, insomma, di uno. È meno forte Bentancur, però è un po' gradato magari in forma e potrebbe, diciamo, aiutarci in questa partita. Ci sono questi esercizi iniziali che proprio non si passa da Smalling? No, non si passa, vabbè. Quarta partita di Champions League su FIFA, quinta partita di Champions League su FIFA. Dopo Real Roma, dopo Barcellona Inter. Primo atto della fase a gironi, stadio pieno per questo. No, dopo Barcellona Tottenham Barcellona. Dopo Barcellona Inter, Manchester Juventus. Tocca Juventus Manchester. Forse ho lasciato fuori una, mi sembra, non sono sicurissimo. Però ci gustiamo la Champions giocata allo Juventus Stadium, cosa che io personalmente non ho ancora visto, perché ho una carriera con Napoli e ovviamente non ho la Juventus nel girone, non l'ho ancora incontrata nella fase di eliminazione diretta, quindi mi manca l'atmosfera Champions League allo stadium, insomma, che io dico ancora Juventus Stadium, ma si sa che ormai è Allianz Stadium già da più di un anno. Ecco De Gea, insomma, non è stato facile fargli gol, i due pronostici precedenti in cui l'abbiamo dovuto affrontare, però comunque Kanté prima col Chelsea e Matuidi poi gli hanno messo due rovesciate, più una semi rovesciata di Kanté e una rovesciata di Matuidi, che l'hanno trafitto. È la terza volta che è stato trafitto, in realtà è stata la seconda perché tra una e l'altra l'ha fatto Ronaldo con un colpo di testa sul calcio d'angolo. Fare gol sul calcio d'angolo con Juventus è molto più semplice che farlo con altre squadre, perché quando il giocatore è 95, tra l'altro anche non basso in rosa, e i calci d'angolo le batte uno che si chiama Irelia Pjanic, insomma è piuttosto
Piuttosto semplice segnare. Per imbarzagli, Quadrato, Mandzukic, Bonucci, Bentancur e Bernardeschi sono quelli che hanno portato in panchina. I nostri 11 li conoscete già. Con Aldo punta centrale. Semmai posso far uscire da Glascosta e mettere Mandzukic punta centrale. Nel secondo tempo vediamo come si mette la partita. Vediamo come si mette la partita. De Gea, Lindelof, Pogba, Mata, Lukaku, Martial, Smalling, Fred, Young, Shaw e Matic. Grant, Sanchez, Rashford, Lingard, Herrera, Valencia e Fellaini in panchina. In campo De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Mata, Lukaku e Martial. Che Mata fosse attaccante lo so adesso. Però vabbè, si può iniziare. Anche Ronaldo attaccante sinistro. E noi abbiamo messo 100. Speriamo che la partita non ci riservi sorprese, ma ogni volta che lo dico puntualmente succede. La scossa va il cross, c'è che dirà, messa fuori. Matuidi! Tiro fatto malissimo, però insidioso, insidioso. Passa sotto le gambe a Dybala. De Gea la vede in sostanza all'ultimo perché forse era coperto. Però la palla non entra, quindi c'è una palla gol netta per la Juventus. E speriamo che questa cosa non ci possa dare contro. Pogba. No! Palo! Ci ha voluto bene. Ci ha voluto bene, ragazzi. Salta Ronaldo. La scossa va al cross, c'è Ronaldo, però anticipato da Lindelof. Cross troppo debole. Lukaku va al cross, mette fuori Alessandro Pogba! Bravissimo Szczęsny, bravissimo l'ex Arsenal e Roma. Va matto dall'angolo, ragazzi. Stiamo facendo veramente cose troppo sciocche. Allo United, seppure Juventus si stia facendo il gioco in questi primi 15 minuti. Douglas Costa, non puoi farti occupare da Smalling, che è un difensore centrale del lentissimo. Douglas Costa, a giro! Traversa, c'è ritornato dietro il palo. C'è ritornato dietro il palo di Pogba ed è giusto così. Ed è giusto così, c'è ritornato dietro il palo di Pogba. Dybala va il cross verso Ronaldo! Gol dell'ex! Tra tutte le palle gol, sia nostre che loro, nostre, io... Mianista, no, se non ce lo dico. Della Juventus e del Manchester. La più difficile da infilare è andata dentro. È andata dentro. Sei Ronaldo, gol. Potentissimo di testa, anche bello, anche bello. Dybala. Bel cross, anticipa tutti. Infila. Davide De Gea, tra l'altro, portiere più forte del torneo. È più facile battere lui che gente come Handanovic o Anthony Lopez o anche Donnarumma quando l'è contro, Non dimentichiamoci, ragazzi, che avere Donnarumma contro è un po' una cosa da non augurare, soprattutto a FIFA. Poi in realtà sì, anzi in realtà è da augurare, ma a FIFA avere Donnarumma contro è una grana pazzesca. Ma fatto sta che adesso Ronaldo, tanto per cambiare, ha sbloccato la partita al 27esimo minuto. Cosa che potrebbe tranquillamente accadere. Mata di testa. Al fondo, vero? Sì, sì. Ah, fuori gioco addirittura. Mi sembrava, ma ormai qua il fuori gioco FIFA National. Dybala allo scatto. Mette ancora in mezzo verso Ronaldo, messo fuori dalla difesa. Sostanza un quarto d'ora praticamente di niente più totale dal fuori gioco di Mata. Adesso forse si alzano i ritmi. Si alza i ritmi, forse dalla parte sbagliata. Chiellini. Bravo. Parti. Ronaldo, devi... Non puoi stare lì a gingillare tutto il tempo. Che dira. Che dira. Arriva sul fondo, mette dentro. Piani, ci ha battato. Si va a recupero. Ormai non taglio più. Inizio del secondo tempo, come chi mi conosce sa, 3 minuti di recupero, 3 minuti di recupero, per cosa poi? 3 minuti di recupero del primo tempo non esiste mai. La volta che andava bene, se ne avessero dati 2, mi danno 3. Corner per il Manchester United, va. Mata dentro, Pjanic, bravissimo a mettere fuori, dovrebbe essere praticamente finita. Occhio al traversone.
Gioco a tempo per un'ultima azione. Fred lascia sul posto chiedo Bonucci, che dire a Chiara. E poi si va a riposo. Si va a riposo. 1-0. Gol di Cristiano Ronaldo, tanto per cambiare. Da quando è andato alla Juve, in 3 partite con Ronaldo, giocandoci insieme, 4 gol. Va bene, va bene. Vantaggio alla sua squadra. Vedremo se... 2 tiri in porta, 1, quindi la cosa è abbastanza onesta. Un palo clamoroso. Non sulla traversa. Però insomma, un legno clamoroso a testa. Partita, a mio parere, molto equilibrata. Magari più tardi, come detto, entreranno Bonucci e Mandzukic. Ci vediamo come andrà. Se si continuasse a giocare così, magari potrebbero anche entrare sicuramente prima. Palla per Lukaku, va il cross, Marziale solissimo! Rinvio dal fondo, ha perso una palla a centrocampo, piano, cioè veramente maledetta, probabilmente avrò tagliato il video quel punto lì. Però palla veramente stupidissima persa da Pjanic, che ha sbagliato un passaggio, tanto per cambiare. Guarda Costa! Ribaltamento! Costa! Murato il tiro a giro di Costa. E allora ancora lui. Matuidi, non c'è nessuno. Matuidi fermato da Pogba. Si alzano i ritmi, ma la Juventus tiene dietro la Juventus. Cancelo al cross verso Ronaldo, angolo. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Non me la sento ancora di frenare Bentancur, aspetto un pochino. Tanto faccio battere questo calcio d'angolo a Pjanic verso Ronaldo, però c'è De Gea che anticipa. Non corre rischi, sceglie i pugni. Ancora Pjanic, Matuidi. Che dire, Ronaldo dove sei? Che tiri da fuori, Ronaldo dove sei? Matuidi. Ronaldo, eccolo! Dove sei Ronaldo che tiri bene? Dove sei? 2-0 Juventus. 64esimo. Due reti messe a segno finora. Scambio al limite di prima. Ronaldo. Infila De Gea. Sotto il braccino. E adesso sì che si fa il cambio. Costa non ha giocato veramente male. Anzi, ha fatto una partita secondo me di carattere. Ha sbagliato quel gol lì che veramente, ragazzi, avrei potuto farlo anche io. Però adesso voglio Mandzukic. Aggiungiamo centimetri là davanti. Intanto è anche entrato Fellaini. Mandzukic. Poi credo che entrare sarà Bentancur. Al posto o di Matuidi o di Khedira. E Bonucci. Bonucci o Cuadrado, non ne sono sicuro. Perché facendo entrare Bentancur e Bonucci si farebbe un cambio per ruolo, cosa non, insomma, per niente male. Lukaku, sul limite dell'area, al limite dell'area. Lukaku, con i pugni. E cosa ha preso Matuidi? Cosa ha preso? No! Ha fatto un passaggio in più che non serviva a niente, poteva lanciare praticamente Dybala solo a De Gea. Dybala. Mandzukic, cosa ha preso De Gea? Che gol che veniva adesso in tremenda ancora. Mamma mia. Complimenti De Gea. Veramente. Grande parata. Va Pjanic dall'angolo. Verso Ronaldo. Chiellini. Bentancur. E non arriva a Pjanic. Bellissima prima palla di Bentancur. Sanchez dentro. Cosa ha sbagliato qua. Da frustare. Veramente, ragazzi. L'ho fatto anch'io probabilmente quel gol lì. Lukaku. Niente. Bravissima la difesa. Alexis Sanchez. Ci riprova lo United, ma non passa. Tanto, terzo cambio, Bonucci per Benatia. 88esimo, diciamo avevamo un piede e mezzo nella vittoria, però mai dire mai. FIFA lo conosciamo. Non mi è mai capitato di prendere due gol in 10 minuti, però conosciamo FIFA. Cioè, mi è capitato, ma non alla fine. Dybala, ogni volta mi sorprendi sempre di più con le tue schifezze. Quando gioco con Dybala, sembra veramente di giocare con un uomo o meno.
Boh, bravo, bel recupero di Mandzukic, ti balla. Sembra di giocare con un uomo in meno, sembra di giocare con un uomo in meno. Sembra di giocare con un uomo in meno e adesso avete capito perché. Vai in corsa e sbagli. Palla intercettando bene il pallone. Mandzukic. Brutto passaggio, Ancora un brutto altro passaggio passo. sbagliato di Dybala, ma che c'ha? Palla spazzata Che c'ha di sull'indietro. problematico stasera? Chi c'ha le problemi? Paolo Dybala. João Cancelo. Ancora Dybala. Almeno il secondo assist lo puoi mettere? No, meglio che tu la passi a Cancelo, che forse ragiona di più verso Mandzukic, messa Attenta qui fuori. difesa, palla allontanata. Passaggio Lukaku e interessante. finisce qui. 2-0, Termina qui il match, sono per partita. l'Italia. I primi 3 punti per loro, non Senza potevano storia, in mancare sostanza, dal meglio. Salve ancora vantaggio nei gironi. da Vittoria Juventus. L'Unione ha avuto, importante, insomma, due occasioni, comunque ma. sulla qualificazione nulla è ancora deciso. Niente da Continuare dire. così, la Bella stessa intensità, partita. la stessa Partita concentrazione vista oggi in non campo. perfetta perché Sai però come valuti la presenza certi di gol Giroud sbagliati, in ragazzi, veramente non panchina? si perdonano, però. E due gol per lui che Cioè, hanno deciso il match un partita in tranquilla, Europa di senza queste. nervosismi nel Più che mezzo. soddisfatto della sua prova maestosa. Quindi va bene così il risultato che ci sta. L'Eventus ha vinto 1-0 a Manchester, a un Ronaldo che è molto in forma, quindi penso che possa tranquillamente vincere 2-0, ormai dico stasera. Call, anche se domani, perché oggi è martedì, Intervento video di caricherò pressione che stanotte. avanza. Non avrà problemi a vincere. Anche perché, visto insomma l'andazzo di Mourinho ultimamente, ho seri dubbi. 5 tiri in porta, uno, ragazzi, che chiedere di più. Vedo questo, io vi lascio. Lasciate un like e iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante. E ci vediamo presto. Con Milan, anzi, Betis Milan. Saluto, bacione e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, grazie dell'avviso.